personnel. Hanno raccolto in poche ore la disponibilità di medici e infermieri e attivato ulteriori postazioni per i vaccini anti-Covid al piano superiore dell'area formativa del CODMA. Queste vanno ad aggiungersi alle 4 già operative al piano terra, con l'obiettivo di limitare le lunghe code che nei giorni scorsi avevano scatenato diverse lamentele. Un super lavoro per l'area vasta 1, per gli operatori sanitari e i volontari della protezione civile che ormai da mesi, 7 giorni su 7, si alternano nella struttura di Rosciano a Fano per portare avanti la campagna di vaccinazione. Abbiamo oggi aperto il piano primo del CODMA, della struttura della protezione civile, con 2 postazioni mediche, 2 postazioni infermieristiche e 1 postazione amministrativa. Questo ci consentirà, con il numero complessivo di 4 medici, di aumentare sia i volumi di vaccinazione al giorno, sia di ridurre il disagio dei vaccinanti che a Fano aspettano in macchina. Quindi il caldo rende questa attesa ovviamente piuttosto problematica. L'apertura del piano primo del CODMA ha lo scopo anche di ridurre questo tipo di disagio, sostanzialmente dimezzando i tempi di attesa delle persone. Fino a quando rimarrà attivo? Rimarrà attivo fino alla fine della campagna vaccinale, come il piano terra, e sarà prevalentemente destinato a gente che non ha problemi ovviamente di motricità, perché bisogna fare 2 rampe di scale per accedere al primo piano. Per adesso le dosi giornaliere dovrebbero assestarsi, proiettandoci fino alla fine di agosto, intorno alle 600-700 vaccinazioni. Intanto proseguono fino a 6 giugno i Vax Days per gli studenti delle quinte superiori chiamati a sostenere gli esami di maturità. I ragazzi interessati dovranno presentarsi sulla base dell'ordine alfabetico dei cognomi stabilito dalla regione dalle ore 8 alle 18:30 senza bisogno di prenotazione. La risposta dei maturandi è stata discreta, io sto leggendo qui i numeri di ieri. Più o meno ieri ne abbiamo vaccinati 300, era una precisa fetta degli aventi diritto. Al termine della composizione, scomposizione degli aventi diritto in fasce alfabetiche, vedremo un po' come reagiranno coloro che fino a quel momento lì non si saranno presentati.